Vigili del fuoco nuovamente in agitazione, al centro dell'attenzione la carenza di personale e mezzi nelle sedi siciliane. I vigili del fuoco siciliani tornano a protestare. A distanza di una settimana dal sit-in a Catania, l'organizzazione Cobas ha riproposto una manifestazione per mettere in evidenza le problematiche che attanagliano ormai da troppo tempo la categoria. Allora, di nuovo oggi qua a protestare contro una mala amministrazione dei vigili del fuoco. Siamo stati costretti per l'ennesima volta a scendere in piazza per cercare delle risposte su problemi ormai irrisolti da anni, da mesi e che l'amministrazione non intende risolvere. È di pochi giorni fa la nota con cui l'amministrazione centrale comunicava a tutti i comandi che sono finiti i soldi per le mense, per i buoni pasto e per la manutenzione dei mezzi. Questo, diciamo, in questo periodo storico diciamo, è inquietante perché siamo ancora al mese di ottobre e già i fondi relativi alla manutenzione e a tutto ciò che concerne l'operatività dei vigili del fuoco sono terminati. Sì, oltre a questo siamo qui nuovamente in protesta perché mancano gli autisti, soprattutto quelli per poter portare soccorso con le autoscale, con le autogru. Da anni chiediamo all'amministrazione di effettuare dei corsi di estensione su questi mezzi. Oltre a questi mancano i LIFM per gli autisti per poter portare le squadre di soccorso all'esterno, oltre alla carenza del 35% dell'organico che ormai è diventata veramente atavica. Le sedi di servizio necessitano di manutenzione straordinaria, ci sono dei problemi veramente storici per questo comando, un comando che espleta più di 16.000 interventi l'anno e noi come organizzazione sindacale continueremo imperterriti fin quando non ci daranno risposte esaustive in merito.